Ha giocato con la Lazio 105 partite, ha segnato 7 gol e ha realizzato anche un assist. L'assist è particolare perché l'ha fatto in Champions League contro il Real Madrid, quindi un assist diciamo prezioso. Un suo gol e balzo alla Lazio il terzo posto in classifica. Accogliamo da noi Guglielmo Willy Stendardo. Eccoci qua. Willy, allora innanzitutto grazie per essere stato qui con noi. Io so che tu sei innanzitutto una persona sempre disponibile e so che comunque sei rimasto nel cuore dei tifosi della Lazio che ti ricordano sempre con grande piacere. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. E io dico sempre che nella vita sono stato un super fortunato perché ho raggiunto tutti i miei sogni, ma la realtà è andata oltre i miei sogni quando sono arrivato a Roma, nella Lazio, e ho giocato all'Olimpico davanti a 70.000 persone in una partita come Lazio-Real Madrid che porto ancora nel mio cuore. E quindi io sono davvero orgoglioso, ma lo dico col cuore, di aver indossato una maglia così importante, di aver rappresentato la prima squadra della capitale, di aver rappresentato la città più bella del mondo. Quindi io devo soltanto dire grazie ai tifosi della Lazio che mi sono stati vicino anche nei momenti meno belli della mia permanenza alla Lazio. E vi posso dire, ho giocato tanti anni, 20 anni, 15 in Serie A, ho girato tante squadre, Juventus, Atalanta, Sampdoria, Napoli, però la parentesi più bella che io porto nel mio cuore, e non lo dico perché sono qui, è quella con la Lazio. Quindi spero che possa continuare questo mio percorso sportivo un domani, magari con un altro ruolo all'interno di una famiglia come quella della Lazio, che per me è rappresentata soprattutto dai tifosi, perché poi noi calciatori, presidenti, direttori siamo di passaggio, quello che resta è il tifoso, e quindi credo che il tifoso della Lazio sia la parte più bella che io porto sempre nel mio cuore. Grazie. Willy tra poco mi ruba pure il lavoro perché vuoi fare anche il presentatore, mi ha rubato un po' tutte le domande. Ti voglio chiedere, ecco, quella parentesi alla Lazio che è durata poi, che croce, 7 anni, ecco, hai ricordato tu quella partita con Real Madrid, ma dietro c'è anche un terzo posto con una stagione straordinaria, con una squadra che non partiva per arrivare terza e che vi siete ritrovati con una magia quasi, e un tuo gol contro il Messina l'ha fatta arrivare al terzo posto, faceste un record incredibile di risultati consecutivi che poi alla fine sono valsi non solo l'arrivo in Champions League, ma poi, ecco, magari anche entrare nel cuore dei tifosi della Lazio. Sì, quella non era una squadra forte come quella attuale, sicuramente non avevamo tanti elementi così come oggi è la Lazio attuale, però era una squadra formata da uomini, e per me trovare uno come Paolo Di Canio quando sono arrivato alla Lazio per me è stato un punto di riferimento, così come Tommaso Rocchi. La settimana scorsa ho avuto l'occasione di incontrarlo, siamo stati con Cataldi dai bambini di Suor Paola e parlavamo proprio di questo, no? Cioè a volte nella vita, anche se non hai un team, una squadra di una qualità elevata, ma hai degli uomini che gettano il cuore oltre l'ostacolo, puoi raggiungere anche dei risultati straordinari. E quell'anno con i Firmani, i Rocchi, Daboi, Liverani, Di Canio, Peruzzi, siamo riusciti ad ottenere dei risultati inimmaginabili. Premia il vicepresidente del Lazio Club della Cina Cavino De Gregorio, questo è un cesto di prodotti tipici. E poi credo che c'è un'altra sorpresa perché ci abbiamo la targa, la vieni a prendere, presidente, dove sta? Eccoci qua, presidente fa tutto, poi si scorda i premi. Eccoci qua, ecco, anche per Willy Stendardo una targa ricordo del Lazio Club Terracina. Eccoci qua, facciamo un'altra foto, Cavino. Stai alla grande, Cavino. E prima credo che ci sia un ragazzo da premiare, ecco, perché invito il direttore.